La Savignanese impatta sullo 0-0 nell'antistadio sintetico contro il Sampa Imola. La formazione ospite alla ricerca di punti salvezza, mostratosi un avversario ostico nelle ultime giornate. Invece la Savignanese tenta la fuga in classifica, approfittando del classe che riceve i Corticelle, gran amica, i russi. L'ingresso in campo con i bambini è la cosa più bella in un pomeriggio che ha inizio con l'asse Bandi Casadei, con tiro di quest'ultimo che termina alto. La Savignanese non riesce a trovare i gol, si affida anche in questo caso al tiro della distanza di Mannuzzi, pallone alto. La pressione gialloblu prosegue, traversano al centro di Vanti, ma sotto misura manco gli appuntamenti al gol i vari compagni. La ripresa inizia con una punizione bloccata senza problemi da Calderoni. Il Sampa Imola si vede con una girata di Meacci senza pretese, mentre il tiro di Carboni è più preciso, ma non crea problemi a Giannelli. Il Sampa Imola prova a sfondare con questa incursione, ma tutti in ritardo all'appuntamento con la rete. Nel finale inizia l'arrembaggio della Savignanese. Nell'ordine, tiro di Fabri terminato alto. Altro tiro sempre dopo una mischia in area con la conclusione che termina sopra la traversa. Quando arriva a colpire la porta la Savignanese ci mette i quattro di Calderone ad evitare pericoli maggiori. Poi si prosegue con la conclusione di Righi, finita nuovamente alta e con l'occasionissima all'ultimo minuto con Brigliadori che mette al centro, ma la conclusione del compagno viene deviata con tanto che basta in corner. Punti pesanti in ballo e si vede Savignanese poco cinica, Sampa Imola difesa di ferro e squadra ordinata. Campionato in cassaforte ancora no, ma la chiave per aprirla è stata trovata. Ora basta solo inserirla e Savignano potrà presto festeggiare un'incredibile promozione. Almeno questo si aprono i vari supporters e la società.